Ottimo il bottino delle formazioni calabresi che disputano il massimo campionato femminile di calcio a 5. Un successo esterno roboante, quello delle ragazze dello Sporting Locri, sul parquet di Molfetta per 4-2. Marcatrici Locresi, la Gherardi con una doppietta, la Corio e la Roldan. Pareggio nel derby a Reggio Calabria tra Pro Regina e Belvedere. Aprono le tirreniche cosentine con Aloe, pari di Imbesi per le Amaranto che poi si portano avanti con mezza testa. Ancora la Aloe sancisce il verdetto finale, 2-2. Largo successo interno invece per la Woman Soccer Catanzaro che ha superato nettamente il Rio Nero. Le Lucane si erano portate in vantaggio con Castellano. Borello avvia la rimonta, la rete di Riccelli e la tripletta di Marino la completano. 6-1 il finale per le calabresi. Sentiamo l'intervista a fine gara. Il presidente delle Giallo Rosse Ruggero, il tecnico Celi e la giocatrice Rossana Rovito. Guardi, io sono soddisfatto della mia squadra perché lavorano veramente con densità e forza. Questa Serie A per noi è la prima volta che ci siamo, però diciamo che abbiamo una squadra per poter stare ai primi posti. Io voglio ringraziare tutte le ragazze e tutto il pubblico che ci segue. Grazie mille e veramente sono molto felice. Grazie. Solo per ringraziare le ragazze che hanno, dopo la sconfitta della partita scorsa, ci hanno messo veramente l'anima per ritornare alla vittoria e conquistare questi altri 3 punti importantissimi per la salvezza. Ce ne avevamo diverse acciaccate, ma ci hanno messo l'anima. Devo ringraziare il dottore, il massaggiatore, perché l'hanno messo in campo per questa ulteriore vittoria che, come ripeto, ci avvicina di nuovo alla salvezza. Grazie. Allora, è stata una partita in cui le ragazze della Woman dovevano cercare i 3 punti, li abbiamo presi. Questa è stata una vittoria che per noi è un riscatto. Ci siamo riprese dalla scorsa partita in cui è stato un risultato un 5-0 bugiardo. La vittoria di oggi sta ad indicare che le ragazze della Woman ci sono e faremo nostro questo campionato. Grazie.